aggeggiamenti di questo sinti, no? E comunque, come vedete, ho portato qua dei sintetizzatori analogici, no? Perché penso che sia interessante anche vederli. Naturalmente io ho iniziato con l'analogico, nel senso che negli anni 70 in conservatorio non avevamo ancora molti strumenti quando iniziai a fare musica elettronica come allievo, e andavamo alla RAI, all'Istituto di Fonologia, che era stato prima diretto da Berio e poi la direzione era passata al mio maestro Angelo Paccagnini, e lì con i famosi 9 oscillatori che c'erano, banchi di filtri e tutto, si lavorava in via completamente analogica, no? Nel senso che in quell'epoca ancora i computer erano veramente, insomma, una cosa grandi come dei locali e non certo nella possibilità delle persone normali, comunque non erano ancora in grado di suonare bene, no? Come abbiamo visto con lui, hanno iniziato a poter suonare alla fine degli anni 70, insomma. Quindi, naturalmente io ho iniziato con questi sistemi, quindi registratori a bobine per registrare tutto. Poi dopo, negli anni 80, naturalmente, sono usciti i primi sintetizzatori digitali, i primi computer che potevano lavorare con la musica bene, e quindi a un certo punto questi strumenti sono finiti in un angolo, non li ho più aperti e mi sono dedicato tutto al lavoro col computer e con sistemi soprattutto FM come i DX7, con i campionatori, ho ancora la Akai S612 che aveva un floppy disk da 2 pollici stranissimo, e poi l'S900 e tutto questo, no? In quell'epoca quindi il computer era come dire un direttore d'orchestra, nel senso che non suonava direttamente lui, ma tramite il sistema MIDI comandava tutti gli altri apparecchi e li faceva suonare, un vero direttore d'orchestra, no? Questo significa che quindi andavo in giro con un rack alto così, con tutti questi moduli collegati, con tanto di suo mixer line per fare i volumi, e quindi potevo avere dei suoni molto complessi, diciamo. Di solito mi piaceva lavorare con un misto di FM e campionamenti. Considerate che allora un campionatore molto costoso come la Akai S900 aveva un floppy disk e aveva 512K di RAM, no? Cioè, quindi bisognava stare molto attenti, fare un multicampionamento, bisognava proprio risparmiare al massimo e aguzzare l'ingegno per fare un buon lavoro, no? L'S612 precedente addirittura faceva un solo campione di 64K. Ed era un apparecchio che costava tanto, cioè è incredibile come sono andati avanti in queste cose. Quello che diceva lui, i 1000 oscillatori sinusoidali, che allora era una cosa da impazzire, oggi anche un i3, il più banale, lo fa senza nessuna fatica in pratica, no? Ecco. Quindi questi strumenti li avevo un po' dimenticati, no? Per un incredibile motivo, diciamo, dei ritorni, sono stati proprio un po' i miei allievi, un po' la gente che mi organizza i concerti, quelli delle etichette che mi stampano i dischi così, a dire no, ma tu devi suonare ancora con questi strumenti, no, vogliamo che usi questi, eccetera. Per cui alla fine li ho tirati fuori dalla cantina e devo dire che alla fine, in effetti, ho avuto un ottimo feeling e non so, mi danno un qualche cosa che forse mi fa ritornare anche ai tempi della gioventù, non so, e quindi ultimamente spesso giro proprio con questi strumenti, più l'organo Farfisa e tutto, talvolta mi prestano pure il piano Fender che un tempo avevo e che poi vendetti perché era veramente, quello sì, pesantissimo. Quindi, diciamo, questi strumenti in un certo senso hanno ancora parecchio da dire, no? Naturalmente oggi uno li usa poi magari misti con sistemi digitali, eccetera, giusto per avere quel feeling, quella sensazione da performance che a volte non si ha con sistemi puramente digitali che rimangono un po' freddi, no?
un modo per ovviare è quello di usare dei controller un po' evoluti, no? Come quello per dire che ha portato lei, infatti va in questa direzione, no? Per dare una gestualità. Perché anche quando si fanno i concerti dal vivo, per dire, io vedo che ho molti allievi che lavorano col concept della laptop orchestra, però va a finire che tu vedi uno che sta lì così, e ogni tanto schiaccia un bottoncino e non dà molto da un punto di vista visivo, no? Cioè il pubblico ha bisogno anche di un certo calore, mentre invece se si usano dei controller particolari per dire, o come questi strumenti analogici, ecco che si ha anche questo riscontro che vuol dire molto nel coinvolgimento, no? Ora, infatti, in un certo senso una nuova tendenza che vedo sempre più forte è quella di usare il digitale per riprodurre l'analogico, no? Ovvero, invece che il campionamento, che negli anni Ottanta era il sistema che andava di più, ma in fondo il campionamento fa dei suoni bellissimi, però sono come delle fotografie fisse, hanno questo difetto che dopo un po' che uno li suona sente che sono sempre uguali, perché alla fine, che so, prendiamo un pianoforte, fanno cinque dinamiche diverse, cinque campioni suonando con una dinamica diversa per ogni nota della tastiera, no? Però sono sempre quelli e alla fine si sente, sono solo cinque campioni, mentre invece con un sistema, diciamo, per dire anche lo stesso DX7 o Dixettofoidi come l'FM8 della Native Instrument o quello nuovo uscito dall'Arturia, si hanno a disposizione 127 livelli di dinamica che daranno quindi 127 timbri leggermente diversi, già una bella differenza, no? E ugualmente è un po' poco, infatti certi sistemi usano anche un doppio controller per avere più bit e più differenze, per esempio prendiamo nel campo dei mixer, il Mackie Control usa un doppio controllo e quindi a 4096 valori invece che 127, una bella differenza di precisione, no? Per esempio il tipico pitch bend di solito ha 2 byte in modo da pure avere da più 4096 a meno 4096, no? Quindi molta maggior possibilità, anche questo importante. La tecnica però più usata oggi è quella della modellazione fisica, che è veramente il nuovo sistema più rivoluzionario, perché permette veramente di arrivare molto vicini, volendo, ai risultati analogici, oppure di avere anche dei risultati completamente puliti. Perché qual è la cosa che alla fin fine piace del sound analogico anche a livello di preamplificatori, equalizzatori, mixer, eccetera? In fondo è proprio il difetto, la difettosità che hanno, no? Cosa significa? Che quando tu passi in un mixer anche di quelli costosi, come può essere un SSL, un AMEC, un NIV dell'epoca, in realtà introduci sempre una certa percentuale di distorsione, che però è una distorsione di solito sulle armoniche pari, che satura leggermente, appena percettibile e che piace, per cui diciamo la gente in fondo vuole quello, no? Mentre invece con un digitale puro e crudo non abbiamo nessuna distorsione, il suono è pulitissimo e quindi può darsi che dia una certa impressione di freddezza, no? Anche se è qualitativamente superiore. Per questo oggi vanno sempre di più queste soluzioni di modellazione fisica, che praticamente cosa fanno? Campionano il comportamento di un mixer, di un equalizzatore, di un sintetizzatore e lo riproducono uguale facendo delle moltiplicazioni praticamente del campione pulito con quello del vecchio apparecchio, no? Lo stessa cosa che si usa anche con i riverberi a convoluzione, per dire. Si prende l'impronta di un posto, per esempio si spara un colpo a salve in un ambiente come questo, si registra col microfono e si vede come decadono tutte le varie frequenze, no? Un colpo a salve fa un noise, diciamo, su tutto lo spettro, dopodiché tutte le frequenze decadranno in modi diversi, non so,
qua abbastanza lungamente, ecco, da pochi millisecondi a più millisecondi, e quindi viene moltiplicato il segnale che entra per questo, e con questo si può ottenere un'impronta sonora uguale a quella di qualunque tipo di teatro, ma anche si possono fare dei lavori creativi mettendoci dentro, che so, un campione dell'acqua invece che un suono di questi, si fa sì che qualunque suono diventi acquoso, ecco. E quindi queste sono tutte soluzioni molto interessanti, no? Oggigiorno le principali software house, diciamo, che fanno dei plugin che poi dopo si possono inserire generalmente in qualunque sistema, che sia Windows, che sia Mac, e in qualunque DAV, che sarebbe il sequenziatore digitale, no? Per cui uno può scegliere quel tipo di equalizzatore piuttosto che quell'altro, oppure se preferisce averlo assolutamente pulito, quel tipo di riverbero. Diciamo, una scelta immane, e ci sono diverse ditte molto specializzate che fanno questi prodotti e che poi vendono, no? Software house, sì, per dire l'israeliana Wave, la WAD, che però i suoi funzionano solo con la loro scheda, e quindi bisogna avere la loro scheda. Sì, insomma, tante, l'Arturi, appunto, che adesso ha fatto anche tutta questa serie di sintetizzatori repliche, che suonano ovviamente molto, molto simili, no? Naturalmente, se uno ha un controller che ti dà la stessa sensazione, voglio vedere se si sente la differenza. La cosa divertente poi è, in realtà, utilizzare quei suoni proprio con approcci diversi che prima non era possibile. Ah, sì. Arturo è di questa parrocchia qua, cioè che prova a rinnovare e a descrivere, ma non è soltanto la copia fine a se stessa, ma dalla possibilità anche di interpretarlo in modo nuovo. E si sta leggendo questo modo di fare un equilibrio tra chi è nostalgico e chi ha voglia. Eh sì, molto vivo, e ci sono tante tendenze diverse, ma secondo me non bisogna essere estremisti, semplicemente usare quello che ci fa piacere, no? Cioè, conosco gente che voglio registrare solo con due pollici 24 piste, questo mi sembra sinceramente troppo, perché è molto più comodo usare Pro Tools con un computer, purché si abbia una scheda di primaria qualità, ovviamente, no? Cioè, mi sembra, cioè, avendo usato tanto questi strumenti qua, mi sembra assurdo tornare a quella scomodità, no? Poi, se si tratta di un synth analogico, effettivamente la differenza c'è proprio nei difetti. Per esempio, questi non tengono mai l'accordatura, no? Bisogna continuamente starci attenti, rivederli, e in fondo è proprio lì il bello, no? Però, se si tratta invece di un DX7, veramente, secondo me, non c'è una differenza con un DX7 emulato, perché è uguale. Certo, il DX7 è nato dagli studi di Chowning, quindi è nato digitale. Sì. Sì. È una grande sintesi, perché lui parlava prima della sintesi additiva, e per fare una sintesi additiva convincente bisogna avere effettivamente tantissimi oscillatori, no? Perché in un qualunque suono, magari a un livello bassissimo, però ci sono decine di parziali alla fine. Invece con l'FM, con due soli oscillatori, si può fare un suono super complesso, nel senso che il modulante determina, a seconda del suo volume, quanti armonici avrà il suono, no? Per cui basta avere due oscillatori con i due inviluppi e si fa già un suono super complesso. Sì, a me piace sempre tanto, bisogna capirla, ma una volta che si è capita non è difficile, anzi, sicuramente. Perché forse gli va spiegata bene. Perché bisogna partire dal semplice, due oscillatori.
Ecco, due oscillatori e poi via via uno capisce. Se uno incomincia a usarne tutti e sei, magari con degli algoritmi strani, non capirà mai niente, no? Cioè, semplice e basta. In fondo anche questi analogici, questi non usano l'additiva ma la sottrattiva. Quindi uno ci mette una forma d'onda già complessa e poi la passa dal filtro e ottiene i suoi suoni, e quindi anche questi di solito con un paio di oscillatori riescono a dare già un suono molto complesso, no? E adesso li ho portati e vi farò un po' sentire il tipo di sound che ne esce, no? Ecco, l'unica cosa, siccome sono abbastanza secchi, li passo anche da un pedale digitale questa volta, che è molto semplice ma che mi può fare, ma che mi fa tanti effetti contemporaneamente, chorus, delay, tutto, riverbero, tutto quello che voglio, e quindi è molto pratico, no? Quindi è un setup analogico, però il pedale in effetti è digitale. Ma diciamo la cosa divertente adesso che si può fare è scegliere, certo, certo, non c'è nessun problema. È un pedale nato per i chitarristi, sì, però. Anche nell'oggetto tu scegli, sì, il pedale prima, quello che è fatto in modo da governare sia strumenti analogici che digitali. Ah, beh, sì. Bisogna anche farli convivere insieme, visto che la. Sì, l'unica cosa devi suggerirgli di fare in modo che si possa mettere anche a piede, in modo che così uno ha le mani libere. Beh, anche uno che suona, che so, il clarinetto, che, cioè, capito, suona con le due mani e zac, e con quello può gestire i suoi quattro parametri, sì, ottimamente. Sì, sì. Ah, ma sì. Beh, allora, partiamo da questo. Questo è un sintetizzatore Sinti MS del 72, no? Ed è veramente anche un precursore dei concetti informatici, perché come potete vedere funziona con un quadro in croci, un patch, no? Che quindi mi permette di connettere qualunque cosa a qualunque altra, no? Ora vediamo come funziona da zero. Togliamo tutti questi. Allora, prima di tutto abbiamo tre oscillatori, di cui uno si può usare come LFO, quindi per modulare delle altre cose, no? Adesso li sentiamo. Questo è il primo oscillatore con un'onda sonora triangolare, e così. Ma in realtà, sì, non è proprio una sinusoide, è sempre una, ha meno armonici, ma ce ne ha. Cioè, una sinusoide non dovrebbe avere armonici. E qua, diciamo, se noi lo facciamo con un computer, per esempio con Mars, una sinusoide è una sinusoide, ecco, cioè non ci sono dubbi, no? O con l'FM, se io apro un operatore da solo, con l'algoritmo 32, che sono tutti in additiva. L'algoritmo. Se non lo guardano. No, l'algoritmo 32 sono tutti in additiva. Sì, sì, sì. Ora, quindi abbiamo il volume, la frequenza, la fase, che non si sente tanto, ma comunque c'è. Poi abbiamo anche dentro al mondo dei synth, ma qui abbiamo due strumenti mitici, mitici, e che non si vedono tutti i giorni, quindi poi dopo farete una ricerca e vedrete anche la adesso ci metto anche un po' di riverberazione. Yeah.
stesso, no? Poi se ne mettiamo due, naturalmente. Poi, naturalmente, di solito non si usano mai così diretti, ma si mandano, per dire, in un filtro. Ecco, mettiamoli nel filtro. Poi il filtro lo facciamo uscire in uscita. Il filtro è un classico con il passa basso e il resonance. Quando il resonance lo mando al massimo va in auto-oscillazione. Se si vuole capire bene le cose bisogna andare sul semplice, no? Quindi tolgo tutto e usiamo solo il modulatore ad anello con questi due operatori, no? E poi usciamo col modulatore ad anello così. Ma la somma è la differenza di due suoni. Io di solito lo uso sempre con il flauto, per esempio così, perché il flauto ha pochi armonici e quindi nella moltiplicazione viene bene. Poi di solito si passa sempre anche lui dal filtro, no? Perché tende a essere molto con troppi armonici. Che possiamo mettere nel filtro anche il noise e tirare giù il moduletto. Questo è tutto patch, no? Ciò significa che io posso fare anche le cose più assurde, qualunque tipo di collegamenti. Abbiamo appunto l'ingresso per il microfono e anche l'ingresso linea, no? E adesso per semplicità ho collegato questo Moog all'ingresso linea. Ecco, sentite subito che non è intonato bene, perché naturalmente con questi strumenti si stonano continuamente.
bifonico, vuol dire che può fare due suoni contemporaneamente, però quando uno suona una nota da sola si ricongiungono, quindi... Poi si può usare anche con una scala non temperata. Diverse con l'onde quadre, che è molto particolare come cosa. Poi, per esempio, il modulatore ad anello di solito lo uso sempre su questo perché riesco a fare dei suoni migliori ancora. Adesso faccio un esempio, metto i suoni più sinusoidali, metto questi molto acuti, questi qua chiudiamoli, metto uno su quarti di tono, un oscillatore sui quarti di tono, e l'altro invece sulla intonazione normale, così che ogni nota diversa farà un timbro diverso. Mettiamo anche un suono percussivo. Solo con questo Moog si fa un sound così. Sì, perché poi questo è il Moog un po' meno rappresentativo della famiglia Moog, perché è un'anomalia, è un progetto... Perché quasi tutti, il 90%, hanno il Moog Model D. Sì, e questo praticamente ha delle enormi differenze rispetto sì. ai classici Moog. Enormi. I classici non hanno il ring moduletto. Non è presente mai. Per esempio, se faccio un suono che viene su molto lentamente... Thank you.
il noise. Ecco, quindi avete sentito un po' di possibilità e spero sia stato interessante. Naturalmente oggi potreste fare le stesse cose anche con un virtuale, con Max, però dovete sapere che uno poi deve suonare, deve, diciamo, allenarsi, capito? Non è che può pretendere, per dire, di prendere uno di questi synth dell'Arturia, che ce n'è 12, e subito avere dei risultati. Cioè, ognuno di questi va studiato a lungo, ognuno con le sue peculiarità, no? Per dire, c'è, non so, l'emulazione dell'ARP 2006, ma l'ARP 2006 è uno strumento complicatissimo, cioè uno ci deve stare dietro un mese di lavoro per capire bene come funziona, perché l'importante è sempre di capire come funzionano, no? E per capire bisogna sempre partire dal semplice. Ecco, questo anche con i miei allievi gli spiego sempre. Prima cosa, no? E poi è molto meglio capire come funziona partendo dal semplice che non orizzontarsi in una banca di suoni, di mille suoni, no? Dove uno va a tentative e non sa neanche che cosa cerca, no? Cioè, io personalmente ci metto meno a prendermi le mie sinusoidi con un DX7 e fare il suono che voglio, che sono sicuro di ottenere veramente quello che voglio, piuttosto che andare a fare una ricerca così. Invece molti giovani vedo che tendono a avere tutta la loro biblioteca e poi passano più tempo a cercare che non... no? Così, per esempio, con questi io li uso così perché in fondo li uso da sempre, capito? Quindi so esattamente cosa farci, dove mettere le mani, e mi danno anche quel feeling molto piacevole. Ecco, va bene, grazie.